si è costituito un precedente pericoloso. Un Presidente del Consiglio, nonché deputata, Giorgia Meloni, viene in Parlamento in un'occasione solenne. Ripeto, non era una festa di partito, non era una campagna elettorale, erano le comunicazioni che nella sede più istituzionale il Presidente, perché informa certo. Il Paese alla vigilia del Vertice Europeo, del Consiglio Europeo. Tra l'altro il MES non era neppure oggetto del Consiglio Europeo. Quindi scientemente, dolosamente, dice tutto questo cumulo, questa serie impressionante di menzogne, e in questo modo non solo lede il mio onore, la mia reputazione, per me l'onore vale ancora molto. Ma è un problema anche l'umiliazione del Parlamento, si crea un precedente pericolosissimo, perché chiaramente a questo punto si degrada l'istituzione di governo. Io nei giorni scorsi ho posto una questione sul quotidiano La Repubblica, la questione morale. Ci sono dei ministri e membri di governo che vengono difesi, prevale lo spirito di partito, di coalizione, anziché far dimettere membri di governo responsabili di gravi circostanziate accuse e condotte. Bene, adesso scopriamo che anche il Presidente del Consiglio contribuisce a questo degrado istituzionale, addirittura con questi comportamenti dolosamente menzogneri. Ecco perché il giurì di onore diventa l'occasione per ristabilire la verità, per ristorare i miei beni morali e delle intere istituzioni. Lei fa la giusta differenza e dice: un conto è una festa di partito, e lì lo tolleriamo, ma il Parlamento, che è una sede istituzionale, non può accettare menzogne. Questo è il punto politico che lei sottolinea. Le voglio chiedere un'altra cosa. Sono uscito in questi giorni, lo ha fatto assolutamente mi sembra molto chiaro il messaggio, lo ha fatto il Fatto Quotidiano, i paperoni del Parlamento, Renzi con 3 milioni di euro, Renzo Piano senatore a vita, Tremonti, Giorgia Meloni, eccetera. Lei che idea si è fatto di questo? Il fatto, poi ci sono tutta una serie di commenti su Renzi e quant'altro, però diciamo, se uno fa il satore e poi anche altre attività, non è è tutto a norma di legge. Quindi secondo lei c'è un in qualche modo qualcosa da evidenziare invece per questo? Ma guardi, allora, a me non mi sorprende affatto il fatto che ci siano dei parlamentari che abbiano delle retribuzioni, degli stipendi molto elevati, che facciano anche altre attività, se questo è consentito. Il tema è un altro e dobbiamo metterlo a fuoco. Se io sono un parlamentare della Repubblica Italiana, vengo pagato con delle indennità anche cospicue, con denaro pubblico, quantomeno non posso poi prendere soldi contemporaneamente da uno Stato, da un governo estero. Quindi una cosa è fare, ovviamente, ricevere dei gettoni di presenza per quanto riguarda conferenze, questo ci può stare, ma essere pagato da un fondo sovrano, da un governo estero, assolutamente no. Ecco perché in Parlamento, spero che venga calendarizzata subito, c'è una mia proposta sul conflitto di interessi, che precisa questo, che è una smagliatura che dobbiamo assolutamente recuperare. È inaccettabile. Non possiamo, facciamo l'interesse dell'Italia o di un governo straniero. Ecco, questo non è accettabile nel caso di Renzi. Senta, invece per quanto riguarda Elly Schlein, Ludovica Ciriello, torniamo un secondo su questo appello che la Schlein ha fatto di federare tutte le forze del centro-sinistra, anzi dell'opposizione in questo caso. Perché, tra l'altro, nel corso della conferenza, Presidente, lei ha detto in qualche modo che si aspettava delle scuse dei padri nobili del Partito Democratico, ma non si sono ancora scusati per la fine del suo governo, cioè lei è in attesa di scuse da parte del Partito Democratico? No, voglio dire, tra le altre cose che ho detto, innanzitutto sulla questione della federazione. Siccome ci sono tanti ingegneri della politica del PD che stanno lì a elucubrare per delle formule di laboratorio, delle alchimie di laboratorio, allora io dico, si dedicassero innanzitutto a federare le correnti del PD. Mi sembra che questo sia il primo passaggio importante. Io auguro a Schlein di riuscire in questa fatica improba, in questa impresa veramente fortemente impegnativa. Perché così le cose sono condicio sine qua non per un'eventuale alleanza oppure no? Ma è fondamentale, guardi, perché
avere un partner affidabile in tutte le sue componenti, avere un partner che ha fatto chiarezza politica al proprio interno. Ecco perché di qui la considerazione che nel momento in cui si dedicano e vorrebbero federare il movimento, che non si lascerà mai federare ovviamente, io dico quantomeno forse i padri nobili, visto che sono stati responsabili della volontà di compiere un assassinio politico del Movimento 5 Stelle durante le scorse elezioni politiche, dove notoriamente preferirono la scissione di Di Maio e a noi ci abbandonarono descrivendoci come i reietti della patria, allora prima facciano ammenda del disastro politico che hanno fatto e poi semmai iniziano a ragionare e a rapportarsi con noi. Però altrimenti vedo solo tanta spocchia nel tentativo di ergersi a federatori, quando invece abbiamo bisogno di chiarezza politica. E poi rimane il tema che noi siamo delle persone semplici nel Movimento 5 Stelle, noi lavoriamo su temi, progetti, programmi, piuttosto sulle alchimie di laboratorio. Chi vuole lavorare con noi quindi si misuri su questione morale, transizione vera, ecologica e non tramite inceneritori, politica estera, sulla sanità. Per riferimento a tutti. La ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato. Le volevo chiedere solo un'ultima cosa. Lei si candiderà in prima persona alle elezioni europee, al Parlamento europeo, a giugno? Dottor Parenzo, assolutamente no. Perché per noi, se si chiedono voti per espletare un mandato elettorale, Si deve essere conseguenti. E io, siccome rimango al Parlamento italiano, non vado a chiedere voti prendendo in giro i cittadini solo per migliorare la performance del Movimento 5 Stelle. Queste cose da noi non si fanno. Il fatto che Giorgia Meloni probabilmente, come fece anche Berlusconi, se non ricordo male, si candiderà alle elezioni europee, secondo lei è un grave vulnus, cioè è un problema? È sbagliato? Oltre, si può fare, quindi politicamente si può fare, però... Per carità, ognuno poi è libero di fare le scelte. Questo dimostra il fatto che Giorgia Meloni, che si presenta come l'underdog, in realtà il mestiere della politica lo conosce bene. Sicuramente migliorerà un po' la performance, però prenderà in giro i cittadini. Ma lei è in politica da qualche decennio, quindi voglio dire... Insomma, c'ha grande esperienza, ecco, di questo vecchio modo di far politica. Va bene, e quindi assolutamente non mi candiderò alle europee. Grazie, Presidente Conte.